Ciao! Eccomi tornata per la seconda stagione. La seconda stagione di Love Potion Design. Sapete, il canale che si è sempre occupato di tutorial che riguardano la tecnica wire. Allora, io proverò a continuare con questi tutorial. Farò del mio meglio, ma sappiate che da ora in poi probabilmente vedrete anche altri argomenti legati alla creatività, più o meno, ma sarà insomma un canale variopinto, almeno nelle mie intenzioni. Allora, sono tornata felicemente, come tornate alla mia voglia di fare. È bello di essere creativi, probabilmente anche questo, che ci si rigenera anche sotto il profilo della motivazione, della volontà di fare continuamente questo. È una cosa che ci rende creativi. Allora, oggi io vi vorrei parlare. No, scusate, mi fermo un secondo perché ho dovuto. Non vi spaventate, questo è il casino del mio tavolo, c'è sempre, io lavoro così. Chiedo scusa, io lavoro così. Lo so, ci sono persone, avrei voluto mettere le lucine, sapete quelle belle dietro le lucine, quelle di Ikea, bellissime, con la scritta XO, Love, avrei voluto, ma non sono capace. Io sono nata e cresciuta in un laboratorio, quello del restauro, dove le cose non erano assolutamente così e perseguo su questa traccia. Quindi mi riprometto però, mi riprometto di sistemare un pochino la situazione nelle prossime settimane. Poi tra l'altro ho questa nuova macchinetta, devo un pochino adattare. Abituarmi alla nuova macchinetta, imparare anche ad usarla, mi taglio la testa come vedete, poi ho una luce sbagliata, va bene, lasciamo perdere. Vi dicevo che vorrei parlarvi del buratto, che è questo attrezzo, questa macchina che è composta in realtà, questa è la base del buratto, ovviamente attaccata come vedete alla corrente, il pulsante di accensione e spegnimento. Il buratto è composto da questa base e dal buratto vero e proprio, che è un contenitore che si appoggia in realtà, ecco, in questo modo. Allora, a cosa serve innanzitutto? Il buratto serve a lucidare e pulire molto bene, molto a fondo, i nostri pezzi di metallo, la nostra bigiotteria artistica, gioielli, come volete chiamarli, ma anche altri metalli, altri oggetti, anzi, potete pulire le monetine di metallo, per esempio, o qualsiasi altro oggetto che possa stare all'interno di un buratto di questa dimensione, perché questo evidentemente è un buratto per un uso, come dire, domestico, ecco, in un certo senso, non domestico, diciamo artigianale in piccolo. Perché ci sono buratti di tutte le dimensioni, di tutte le capacità, naturalmente molto più potenti di questi, per non parlare dei mostri che ci sono, di quei buratti enormi che ci sono, che si trovano nelle industrie, insomma a livello industriale. Quindi per pulire e lucidare, un'azione molto, molto utile, devo dire, anche nel wire, non potrei inserire magari questo oggetto nelle cose indispensabili, ma nelle cose molto utili, assolutamente molto utili, direi proprio di sì. Due parole sul costo, prima di mostrarvi il funzionamento nel dettaglio. Insomma, non posso negare che è un po' costoso questo attrezzo. Vi dico che la base e il buratto, che poi arriva ovviamente in un solo pezzo, in un solo oggetto, costa circa, siamo credo sulle 110-120 euro, che è quello, il prezzo che pagai io 5 anni fa, più o meno siamo sempre lì, quindi è abbastanza, sì, abbastanza costoso. E, oltre a questo costo, se avete intenzione di acquistare il buratto, tenete presente, ecco, cerco una posizione. Tenete presente che avrete bisogno anche degli shots, ovvero dei pezzettini di, vedete, di acciaio che servono alla pulitura meccanica degli oggetti che voi inserirete all'interno del buratto. Sono di tre, li trovate già composti, in sacchetti, ma sono di tre dimensioni, sono delle palline, dei bastoncini e poi degli shots dalla forma irregolare, ma smussata, sempre smussata perché assolutamente non deve rovinare la superficie dei pezzi che inseriremo, che non si rovineranno, ve l'assicuro. All'interno del barattolo stanno più pezzi, ok? Ce ne stanno, non ne dovete mettere soltanto uno, né dovete mettere soltanto un tipo di metallo, potete inserire ottone, argento, rame contemporaneamente.
insieme agli shots, insieme all'acqua e ad un agente pulente che ora vi mostro. Potete inserire, vi dicevo, più pezzi, questo ad esempio, un orecchino che sto ancora cercando di terminare, insieme ad altri pezzi, collane, orecchini finiti, anche non finiti, anche non terminati, se volete avere un'idea di com'è la pulitura di quella parte. Non abbiate paura di inserire le pietre, vedete, questo per esempio ha una pietra, un quarzo, perché potete pulire anche le pietre e non si rovineranno, ripeto, costo di essere anche un po' noiosa, però magari questa è la paura che uno ha all'inizio quando deve usare il burattino, è una paura che capisco. Non sovraccaricate però il burattino né con i pezzi né con gli shots. Perché altrimenti il burattino non si muove adeguatamente. Ora vi mostro la base. All'interno c'è un binario, vedete? Questo è un binario che fa muovere il barattolo con questo movimento. Quindi è una centrifuga di fatto, non eccessivamente veloce, però anzi va abbastanza piano, perché deve essere una pulitura di tipo gentile, non può essere aggressiva. Quindi se voi caricate e mettete molti shots di acciaio che pesa, ovviamente pesano, la macchina si blocca, si ferma e non andrà avanti, quindi dovete sottrarre un po' di questi pezzettini. Quanti ce ne vogliono? Nelle indicazioni della casa produttrice ce ne vogliono circa 2 libbre, che sono 900 grammi. Potete però fare delle prove, cioè potete un po' toglierne, aggiungerne qualcuno, perché ognuno può avere la propria abitudine. Come dire, sì, di lavoro con gli shots, quindi è possibile modificare questa quantità. Naturalmente, l'importante è non sovraccaricare. Io ho fatto all'inizio molte prove, non sono stata lì a pesare, vi dico la verità, non sono stata lì a pesare i 900 grammi. Ho fatto semplicemente delle prove e sono arrivata a questa quantità, che è quella che potete vedere, e che riempie il burattino, che poi è questo barattolo, anzi lo faccio subito, che è la prima cosa che si fa normalmente. Lo riempie per poco più di, direi, un dito, poco più forse, ma neanche, non lo so, guardate, devo per forza inclinare, però la quantità veramente sarà tanta così. Nel mio caso, potete variare, ripeto, potete provare a variare leggermente. Allora, si inseriscono gli shots quindi all'interno del barattolo, dopodiché si mette dell'acqua, perché ovviamente per la pulitura è necessario avere dell'acqua. Ora farò un tuffo, mi vedrete tuffarmi a destra per prendere l'acqua. Ecco qua. Si inserisce tanta acqua quanta ne serve a coprire giusto il pelo, giusto la superficie degli shots, quindi non di più, non tantissima. Ok, direi che va già bene. Cercherò di farvi vedere anche in questo caso. Però devo inclinare, mi spiace, ma non si vede più di tanto. Quindi giusto a livello degli shots. Poi ci vuole un prodotto chimico di pulitura che si chiama Polishing Compound, che io consiglio vivamente. Normalmente è in forma liquida, serve per pulire, per lucidare e per far sì che la lucidatura duri un po' di più nel tempo. Io però mi sono sempre attrezzata, ho sempre fatto questo lavoro con una cosa molto casalinga, come fanno tanti, non è che me la sono inventata, e cioè utilizzando un prodotto casalingo che permette di risparmiare. Allora, devo tuffarmi? Sì, a destra. Allora, è che è il detersivo per i piatti, vedete? Quindi acqua, pezzettini di acciaio, una goccia una, che fa troppa schiuma, poi diventa come una bomba, il burattino. Se voi mettete un prodotto che fa troppa schiuma, si gonfia, quindi non è il caso. Ok, ecco qui. Si inseriscono i pezzetti il vostro lavoro di fatto, gli oggetti, vi ripeto, anche già finiti, normalmente già finiti, però non è necessario che lo siano, questo in base al vostro modo di lavorare. Si inseriscono all'interno, ne mettete 4, 5, 6, dopodiché si chiude ermeticamente il barattolo in questo modo, vedete, fornito di questo tappo che si appoggia all'interno dove c'è questa scanalatura. Ok, fa un tac. Poi c'è il tappo di sicurezza che io adesso ho spostato, ecco, mi è caduto qui davanti. Questo è il tappo di sicurezza. Poi si mette
la rondella, cioè una rondella, e la vite, ok? La vite non è necessaria stringere moltissimo, non serve in questo modo. Allora, ho fatto muovere la mia macchinetta. Allora, la vite, adesso sdraiamo, mettiamo su questo binario, diciamo così, il nostro burattino che dovrà fare questo lavoro, no? Di leggera centrifuga. La vite si appoggia su questo alloggiamento in questo modo. Ecco, il burattino è pronto. Per lavorare, per fare il suo lavoro di pulizia. Lo azioniamo in questo modo e lo lasciamo andare. Per quanto tempo? Un quarto d'ora, mezz'ora per verificare il risultato, cioè dopo un quarto d'ora, dopo una mezz'ora potete fermarlo, aprire il burattino e vedere a che punto di pulitura siete arrivati. Normalmente si dice che la pulitura con il burattino avviene già in un paio d'ore. Se volete però potete continuare tranquillamente, anzi per quello che è la mia esperienza, più fate burattare per un tempo totale gli oggetti che avete inserito qui all'interno, meglio è perché li pulite molto bene, li lucidate, ma effettuate anche una piccola azione di incrudimento, di indurimento, forse non è il termine giusto, però tanto per capirci, del metallo. Naturalmente stiamo parlando di un piccolo burattino, quindi non ci si può aspettare chissà quali risultati nel senso di incrudimento, dell'incrudimento del metallo. Sono i burattini grandi, i burattini industriali che riescono davvero anche a conferire, agendo gli sciorzi all'interno, agendo come piccoli martelli sul nostro lavoro. Riescono anche a renderlo più tenace. Naturalmente questo lo fa molto in piccolo, però lo fa. Quindi più tempo lasciate funzionare il burattino e probabilmente otterrete anche un ottimo risultato anche sotto questo aspetto. Certamente la pulitura e l'lucidatura saranno notevoli, vi assicuro. Ora non ho avuto il tempo di far andare molte ore questo burattino e di mostrarvi il risultato, ma provate ad immaginare. Proprio come un oggetto lucidato, sapete, lucidato proprio quando passate sopra anche la crema lucidante, è una cosa meravigliosa. Allora, una volta finito l'utilizzo del burattino, bisogna togliere i pezzi inseriti, sciacquarli sotto l'acqua, evidentemente, perché c'è la schiuma, l'acqua probabilmente sarà sporca. Quindi sciacquarli brevemente. Mi raccomando, fate asciugare su carta o su un canovaccio i pezzi che avete burattato. Dopodiché dovete togliere dal buratto, non lasciate che gli sciozzi rimangano con l'acqua all'interno perché si rovinano e rovinano anche questo contenitore che di fatto è di gomma. Quindi no, non va bene, dovete sciacquarli utilizzando magari un attrezzo come questo, come quello che ho io. Ok? Quindi sciacquate sotto l'acqua, fate attenzione a non perdere tutti gli sciozzi, tutti i pezzettini nel lavandino perché è un peccato, costicchiano e ora vi dirò anche quanto costano. Quindi li sciacquate sotto l'acqua. Una volta che avete risciacquato i pezzetti d'acciaio sotto l'acqua, li ponete ad asciugare anche questi su un canovaccio, su della carta assorbente e fate la stessa cosa anche per il contenitore. Poi potete riporre, una volta asciutte le parti del burattino, potrete riporre tutto quanto, se volete anche inserendo nuovamente i pezzettini qui dentro oppure tenendo tutto separato. L'importante è che siano asciutti e puliti, che siano tutto quanto insomma passato sotto l'acqua, altrimenti poi c'è la probabilità di ritrovarsi quello sporco nel prossimo lavaggio, quando avrete il prossimo lavaggio da fare, ve li ritrovate sugli oggetti e si rovina anche comunque anche il barattolo. Quindi io normalmente tengo i pezzettini di acciaio, sapete dove? Per evitare appunto che l'umidità li rovini anche, comunque va bene che acciaio, però insomma, sempre meglio tenerli molto bene. Io li tengo in un sacchetto di organza che fa passare l'aria e li tiene asciutti. Ok, quindi due parole appunto sul costo anche degli shots.
Ragazzi, io non sapendo esattamente quanti shots avrei dovuto inserire all'interno, ho comprato due confezioni e ricordo che le due confezioni di shots sono costate un totale di 50 euro. Quindi ecco perché poi quando si sciacquano sotto il lavandino uno sta attento anche a non perderli. Quindi tenete presente che appunto tra il costo della base e il costo degli shots la cifra diventa un pochino importante. Però può valere la pena, ripeto, secondo me vale la pena assolutamente. Allora, sulla manutenzione, due parole veloci, veloci, veloci. La manutenzione è veramente minima. Nel tempo dovrete dare un po' di olio all'interno e in questi punti dei binari, io lo chiamo così, del binario. E forse dopo gli anni ci sarà da sostituire anche il contenitore, ma io vi posso garantire, guardate, è da 5 anni che ho questo contenitore e non si è assolutamente rovinato in nessun punto, nemmeno qui dove è un po' più sottile, quindi devo dire che è un ottimo, veramente un ottimo macchinario e di qualità, c'è poco da fare di qualità. Allora, io ho cercato di essere sintetica, ma anche di dire tutto quello che potevo dire su questo attrezzo, su questa macchina. Spero possa esservi utile, tornare utile. Se avete delle domande, chiedetemi pure, io farò del mio meglio per rispondere. Vi mando un bacio e a questo punto posso dire alla prossima!